12 strepitosi trucchi per perdere peso che funzionano. Ammettiamolo, la maggior parte del tempo non mangiamo per pura fame. Invece ci rivolgiamo al cibo per trovare un senso di conforto. Lo stress, il clima, l'orario, tutto ciò influisce su quanto mangiamo. C'è un modo semplice per far sì che la nostra psiche ci aiuti a perdere quei chili? C'è, secondo Brian Wansink, uno psicologo, un commerciante ed un ricercatore sul desiderio del cibo. Presta attenzione al consiglio numero 3. Scoprirai che non dovrai più contare le calorie per colazione. Numero 12. Non aver paura di ricadute. La maggior parte di noi troverà familiare questa situazione. Per una settimana segui una dieta a base di cavoli ed acqua e sembra che la parte più difficile sia già alle tue spalle. Poi una notte qualcosa ti travolge e ti trovi davanti al frigo, masticando una coscia di pollo e nell'altra mano una tavoletta di cioccolato. In momenti come questi devi mantenere la calma ed astenerti e non continuare ad ingozzarti pensando di aver fallito. Metti giù la coscia, prendi un pezzo di cavolo e mangiane un boccone. Numero 11. Osserva la regola del 2. Cerca di assicurarti che il piatto contenga sempre due tipi di cibo: la carne ed un contorno ed un'insalata, del pesce e la verdura. Questa semplice combinazione ti abituerà a mangiare in modo più ragionevole. Numero 10. Prendere una seconda porzione. Cambia luogo dove mangi abitualmente. Prendi il piatto e le posate, nient'altro. Vai in soggiorno o in camera. In alternativa puoi mangiare sul balcone, in terrazza o in giardino. In questo modo, anche se vuoi una seconda porzione, c'è la possibilità che plachi la tua fame prima di raggiungere la cucina. Numero 9. Lascia in vista le rimanenze dei tuoi crimini. Le persone che a causa del loro appetito iperattivo si affrettano a sbarazzarsi delle prove tendono a mangiare di più rispetto a quelli che, seguendo il loro senso di sazietà, lasciano tutto il pasto consumato in bella vista. Numero 8. Il fenomeno del piatto senza fondo. Secondo una ricerca, le persone tendono a continuare a mangiare fino a quando il piatto non è vuoto e non fin quando si sentono pieni. L'unica soluzione possibile è di usare piatti più piccoli e mangiare con criterio. Fai attenzione a quanta fame hai veramente e cerca di ignorare la quantità di cibo che rimane sul tavolo. Numero 7. La compagnia. Da soli mangiamo il 30% in meno rispetto a quando siamo in presenza di un'altra persona. Per quanto riguarda quelle situazioni in cui condividiamo la cena con 3 o 4 amici, questi incontri fanno consumare 2 volte in più di cibo rispetto a quando sei da solo. Conclusione? Prova a mangiare i tuoi pasti principali da solo e limitati a spuntini con bevande quando ceni con i tuoi amici o familiari. Numero 6. Attieniti alla lista della spesa. Quando hai capito quali sono i prodotti di cui avrai bisogno per la prossima settimana, fai come fanno gli chef esperti. Fai un elenco completo dei prodotti alimentari necessari: carne, cereali, verdure e così via. Prima di andare al supermercato, controlla la lista e acquista solo i prodotti elencati. Numero 5. Di no ai dolciumi. Trova il posto più oscuro e difficile da raggiungere in casa e riponici tutti i tuoi dolciumi e merendine. O perlomeno spostali nell'angolo più remoto del tuo frigorifero. Si potrebbe dire, perché non limitarsi, in primo luogo, a non acquistare queste schifezze? Come sottolinea Wansink, è più facile a dirsi che a farsi. Far diventare casa tua un luogo senza cibo spazzatura ti farà mangiare di più con i tuoi amici, nei bar o al lavoro. La soluzione è continuare a comprarne, ma mangiarne in maniera sensata. Numero 4. Masticare accuratamente. Gli studi dimostrano che masticare ogni boccone per almeno 32 volte aiuta a saturare meglio i nostri recettori del gusto, il che riduce significativamente l'appetito e dà una sensazione più veloce di sazietà. Numero 3. Non risparmiare sulle calorie la mattina.
Se si deve credere alle statistiche di OneSync, il 96% di chi fa colazione la mattina mantiene un bel fisico. Solo 4 su 100 donne magre intervistate ha affermato di non toccare cibo la mattina. Al contrario, quelle che avevano peso in eccesso hanno ammesso di saltare il primo pasto della giornata, nella speranza di diventare più magre. Numero 2. Mangia il tuo cibo in porzioni. Secondo le osservazioni di OneSync, le persone che si siedono dando le spalle alla vetrina in pasticceria o al bar tendono a trovare più facile mantenersi magri. Puoi seguire questa tattica a casa, servendo i tuoi pasti in porzioni, usando solo piatti. Per quel che riguarda le ciotole o le padelle, dovrebbero stare in cucina e non essere mai sul tavolo. Se vedi di meno, mangi di meno. È così semplice. Numero 1. Sii calmo e coerente. Non avere fretta di provare tutti i consigli in una sola volta. La soluzione migliore sarebbe inserire un nuovo consiglio alla settimana. Gradualmente, a piccoli passi, raggiungerai un nuovo stile di vita e acquisirai un corpo magro e bello. Se ti è piaciuto guardare il video, non dimenticarti di condividerlo con i tuoi amici. Potrebbero trovarlo utile anche loro. Per rimanere sempre sul lato positivo della vita, premi il pulsante mi piace sotto il video. Fai click ed unisciti!